Le televisioni locali come Telecolor reggono bene al cambiamento della tecnologia. Questo è emerso dall'incontro avuto con il Corecom nella sede di Palazzo Pirelli in Regione Lombardia. A questo incontro hanno partecipato anche tantissimi volti e ricercatori delle televisioni non solo locali ma anche nazionali. Ecco che cosa è emerso. La tecnologia sta facendo passi da gigante, le smart TV sono in vendita da diversi anni, ma a causa della pandemia che ci ha costretto a stare in casa e a causa del cosiddetto switch off, cioè il cambio di frequenze che ha reso obsolete la maggior parte dei televisori, gli italiani e quindi anche i lombardi sono stati costretti a comprare delle TV nuove che sono le smart TV, cioè quelle classicamente che possono collegarsi a internet. Come Corecom ci siamo domandati, queste televisioni sono solo degli elettrodomestici o vanno a modificare il consumo del cittadino medio? Perché ora non si parla più di televisione lineare, ma si parla anche di streaming attraverso le piattaforme di internet. Abbiamo fatto questa domanda al centro di ricerca CERTA dell'Università Cattolica, che facendo un'analisi quantitativa e qualitativa ha estrapolato degli elementi molto interessanti. Per dirne solo alcuni, la vecchia televisione generalista lineare non va a scomparire, non viene soppiantata dallo streaming, lo streaming si affianca adesso e quindi è come se il pubblico in qualche modo diventasse più capace di scegliere, più selettivo e più capace di identificare i propri bisogni. Le televisioni locali, forse inaspettatamente per i più, hanno dimostrato di essere pronte a tutte le evoluzioni tecnologiche in atto. Ciò non toglie che esistono tutta una serie di problemi. È un dibattito importante perché riguarda soprattutto la nazionalità di ogni singola regione europea. È un dibattito che tiene ad affermare la prominence della televisione generalista, della televisione lineare, che deve trovare i necessari spazi anche sugli smart TV.